perché bisogna garantire le persone che vivono in quel paese e bisogna garantire anche l'economia tedesca. Quindi ha una doppia valenza il reddito di cittadinanza, sostiene chi è in difficoltà, gli dà dignità alle persone, no? E contemporaneamente sostiene l'economia. Ora, i disagi, come sapete, possono essere di vario tipo: o un disagio prettamente economico che si verifica perché si è perso il lavoro, banalmente tra virgolette, oppure un disagio più importante che proviene da difficoltà familiari o del contesto del nucleo familiare abbastanza complesse. Quindi lì cosa facciamo? Ci deve essere la presa in carico da parte dei servizi sociali, nel caso in cui si tratta di disagi particolari, o nel caso in cui si tratta di disagio economico, del centro per l'impiego. Ma ci siamo trovati di fronte, ovviamente ci troviamo di fronte a persone che a volte hanno il 75% o solo la terza media, quindi è chiaro che sono persone che hanno bisogno di un percorso formativo. Ora, noi abbiamo visto che in Italia i centri per l'impiego non funzionavano, lo sappiamo tutti, non sono un punto di riferimento in generale per il disoccupato, abbiamo messo su una riforma per i centri per l'impiego in generale che va a aumentare il personale degli operatori che stanno nei centri per l'impiego proprio per la presa in carica e per capire come aiutare queste persone a formarsi ed essere inseriti. Dove è stato l'intoppo? L'intoppo, ve lo dico con molta chiarezza, è stato nelle regioni, tant'è che i 1200 operatori che avrebbero dovuto assumere in regione siciliana, e questo diciamo è la cronaca di tutti i giorni perché ci sono articoli diciamo settimanalmente su questo, ancora dopo 4 anni non sono stati assunti. Questo non è un danno solo per i percettori di reddito di cittadinanza, che ovviamente non hanno del personale che li prende in carico, li aiuta, gli dice, gli suggerisce anche che percorso formativo fare, ma è un danno per tutti coloro i quali hanno bisogno di rivolgersi al centro per l'impiego per andare a trovare un lavoro, a essere in qualche modo aiutati nella ricerca attiva del lavoro.